due giorni di degustazioni, iniziative tematiche e incontri con gli studenti degli istituti alberghieri di Calabria, centinaia di berrette bianche della Federazione Italiana Cuochi provenienti da ogni parte d'Italia, giornalisti del settore, delegati di istituzione e di enti di rappresentanza vicini alla categoria. Sono stati questi i principali elementi della Festa Nazionale del Cuoco che hanno messo la Calabria e la città di Catanzaro e Soverato sotto i riflettori dell'informazione nazionale. Organizzata e coordinata dall'Unione Regionale Cuochi Calabria e dall'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, sotto l'egida della Federazione Italiana Cuochi, la manifestazione è stata accolta, giusta per ripensare in chiave nuova l'offerta gastronomica e l'accoglienza territoriale e per ritrovarsi nuovamente insieme dopo le difficoltà che ha sofferto l'intera categoria nel periodo più scuro del Covid. In varie piazze italiane si sono tenute molte manifestazioni, convegni ed iniziative che hanno celebrato questa ricorrenza del lavoro e della buona tavola, senza mai dimenticare, come espresso dal presidente Rocco Pozzulo, la solidarietà verso i meno fortunati, portata avanti ogni giorno attraverso il Dipartimento Solidarietà Emergenze della FICC. Al Teatro Politeama di Catanzaro è intervenuto anche con un videomessaggio il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Vorrei mandare un affettuoso saluto agli oltre 1000 cuochi che da tutta Italia oggi si sono riuniti a Catanzaro, in Calabria, nella nostra Calabria, nel giorno in cui si festeggia il vostro padrono, San Francesco Caracciolo. Saluto il presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, e saluto Alessandro Cercello, il mio amico Alessandro, saluto chiaramente tutti i presenti. Il vostro settore nei mesi della pandemia è stato tra i più colpiti. Il Covid ha purtroppo limitato i momenti di convivialità. Ricordiamo tutti il periodo del lockdown, i sacrifici fatti, le difficoltà che avete dovuto affrontare. Oggi, grazie al Green Pass, stiamo ripartendo. L'economia è ripresa, i vostri ristoranti sono nuovamente aperti. Abbiamo avuto una stagione estremamente positiva, la stagione estiva. Vi ringrazio perché col vostro lavoro, con la vostra creatività, con il vostro spirito di iniziativa, esaltate le eccellenze dei nostri territori e del Made in Italy. Esaltate anche le eccellenze della Calabria. Calabria ha grandi cuochi, alcuni hanno avuto anche una stella recentemente, quindi complimenti a loro, siete autentiche eccellenze che la Calabria dimostra di avere. Il mangiare bene, il mangiare bene di qualità sono un timbro di qualità per il nostro paese e anche per la Calabria, la regione che oggi vi ospita e che ospita questo vostro convegno. E quindi dobbiamo sempre salvaguardare ed esaltare quelle che sono vere e proprie ricchezze, tutte italiane, e che tutto il mondo ci invidia. Facciamolo tutti insieme, con convinzione e con determinazione. Quindi grazie ancora, un caro saluto e auguri di buon lavoro per questa giornata molto importante per voi, ma anche per la Calabria e per le vostre iniziative. Dico alla vostra associazione, ai cuochi della Calabria, che avranno un presidente di regione amico, perché voi siete eccellenze che la regione deve avere la capacità di promuovere e di esportare in tutta Italia e in tutto il mondo. Grazie ancora e scusatemi se non sono lì in presenza.